Comincia ad affermarsi in Europa tra il XIII e il XIV secolo, soprattutto grazie ad alcuni eventi come la Guerra dei Cent'anni. La sua formazione avviene attraverso un progressivo accentramento del potere. Infatti scompaiono le frammentazioni del sistema feudale in favore di un potere centrale ed omogeneo in un determinato territorio. L'utopia, in campo filosofico, è il disegno di una società perfetta, proiettata in una dimensione spazio-temporale indefinita, nella quale gli uomini dovrebbero poter realizzare una convivenza del tutto felice. Deriva dal greco luogo che non esiste. Andremo a trattare di tre utopie dell'età moderna: la celebre opera di Moro, Utopia, La città del sole di Campanella e Nuova Atlantide di Bacone. Alla fine del 1516 vide la luce a Lovanio il De Optimo Rei Publicae Statu Deque Nova Insula Utopia, scritto da Thomas More. Questo libro è diviso in due parti. La seconda viene scritta prima della prima, ad Anversa, ed è una descrizione dell'isola di Utopia. La prima parte invece viene scritta al ritorno da questo viaggio di Thomas More e parla delle critiche che vengono mosse da quest'ultimo ai sovrani e agli stati europei. Il piano di questo progetto era molto semplice e chiaro. Thomas More voleva proporre un modello di società, ma soprattutto di umanità, non presente al suo tempo, come soluzione alla crisi che affliggeva l'Europa dell'epoca. In questo modo, il termine utopia, che deriva dal greco utopos, ossia nessun luogo, viene trasformato da Thomas More nei primi sei versi di quest'opera in eutopia, ossia in luogo felice. La visione che Thomas More ha dei sovrani e degli stati europei della sua epoca è molto radicale, in quanto egli definisce tutti i regnanti dei vari stati europei come una combriccola di ricchi che pensa solo ai propri interessi e a preservare e, se possibile, aumentare il proprio potere a discapito delle famiglie povere. Ma nonostante questo, egli definisce questi molto, ma molto lontani dalla felicità che si prova all'interno di Utopia. Thomas More tratta il tema della felicità non per un solo uomo o per una sola classe sociale, ma per un intero Stato nella sua totalità, e lo definisce praticamente così. Se uno Stato deve essere una res publica, nella quale ci si occupi sul serio dei pubblici affari e dell'interesse comune, come accade appunto nell'isola d'Utopia, bisognerebbe abolire il commercio, la proprietà privata e rimuovere il denaro come mezzo di interscambio. Nell'isola d'Utopia, tutti i cittadini, indistintamente, per 6 ore al giorno, devono lavorare la terra e produrre i beni di prima necessità. Il restante tempo della giornata essi possono dedicarlo al tempo libero, che consiste principalmente nello sviluppo dei legami sociali, familiari e al perfezionamento dell'intelletto. Infatti, Thomas More riprende l'idea aristotelica di felicità, secondo la quale una maggiore felicità può essere raggiunta solamente con un maggiore sviluppo dell'intelligenza. All'interno dell'isola d'Utopia non vi sono restrizioni religiose, ognuno è libero di praticare la propria religione senza alcuna limitazione. I cittadini sono pervenuti semplicemente ad un unico punto in comune, ossia che la divinità venerabile è una e unica ed è praticamente la responsabile dell'esistenza di tutte le cose del mondo. Come ultimo punto, gli abitanti di Utopia hanno in sommo orrore la guerra come mezzo di offesa agli altri stati e ripudiano la ricerca della gloria all'interno delle azioni belliche, ma ciò non vieta a questi ultimi di scendere in battaglia per difendere il proprio paese e i propri diritti. Le leggi sono pochissime, tutte scritte in una tavola di rame alla porta del tempio, cioè nelle colonne, nelle quali ci sono scritte tutte le quiddità delle cose in breve. A Trapobana, in una città fortificata e inespugnabile costruita su un colle, esiste una società felice che non conosce conflitti interni,
corruzione, inimicizia, invidie, tradimenti o fame. È la città del sole, luogo inesistente, immaginato e descritto da Tommaso Campanella nell'omonimo dialogo come esempio di organizzazione politico-sociale perfetta. La città del sole è un dialogo fra un viaggiatore genovese e un cavaliere di Malta. Il primo ha visitato la città e racconta ciò che ha visto all'altro, che lo ascolta e gli rivolge qualche domanda. Nel dialogo il viaggiatore si sofferma soprattutto su alcuni elementi dell'organizzazione sociale, politica e urbanistica che vige nella città. Il primo oggetto della sua descrizione è la struttura urbanistica. La città è costituita da 7 cerchi concentrici di mura fortificate. Si trova su un colle, in cima al quale c'è il Tempio del Sole. Si entra nelle mura attraverso 4 ingressi, uno per ogni punto cardinale. Il dialogo è una sorta di visita guidata della città, dove Campanella è la nostra guida e ci offre un'esperienza ricca di dettagli. Il capo supremo della città è un re sacerdote, chiamato Sole o Metafisico. I suoi diretti sottoposti, o anche chiamati principi collaterali, sono Amore, la Sapienza e il Potestà. Nella città del sole, il potere religioso e quello politico sono uniti. Il sole è sia sovrano politico, sia sommo sacerdote, e presiede i sacrifici e le preghiere. Il sole deve sapere tutto e deve essere filosofo, poiché, secondo Campanella, la sapienza e la filosofia sono un antidoto contro la crudeltà e la tirannia. La società felice immaginata da Campanella ha alcune caratteristiche che la rendono diversa da quasi tutte le società che conosciamo, presenti e passate. Il criterio per scegliere il capo è la sapienza. In questa città non esiste proprietà privata e la riproduzione non è legata al matrimonio né a un sistema familiare. La Nuova Atlantide è un libro che è stato scritto da Francesco Bagone nel 1624 ed è stato pubblicato solamente 3 anni dopo, ovvero nel 1627. Inoltre questo libro è stato influenzato soprattutto da un romanzo Walden Chu di uno psicologo statunitense di nome Burroughs Kipper, il quale era un grande ammiratore del metodo bagoniano. Questo libro narra di un gruppo di 51 viaggiatori che, partiti dal Perù, naufragano nell'isola di Bensalem. Il nome di quest'isola deriva dall'unione dei nomi di Betlemme e Gerusalemme e, attraverso il racconto in prima persona di uno dei naufraghi, si conosce la cultura e la vita del popolo dell'isola. Cristianizzati grazie ad un'arca contenente una Bibbia inviata direttamente da San Bartolomeo, i bensalemiti vivono in pace fra loro, coltivando la sapienza attraverso i viaggi che alcuni di loro compiono nel mondo civilizzato per capirne le invenzioni più utili. E, inoltre, l'istituzione più importante di quest'isola è la Casa di Salomone, che è stata istituita dal re Atlantideo Solomone. E in questa casa i bensalemiti si dedicano soprattutto ad esperimenti scientifici realizzati con il metodo baconiano, ovvero un metodo che serve a controllare la natura e applicare la conoscenza per migliorare la società. Una distopia o utopia negativa è una rappresentazione di una realtà immaginaria del futuro, ma prevedibile sulla base di tendenze del presente percepite come altamente negative, in cui viene presagita un'esperienza di vita indesiderabile o spaventosa. Il termine distopia è composto dai termini del greco antico dis, cattivo, un prefisso che aggiunge il concetto altamente negativo di contrarietà, difficoltà, e dal termine topos, luogo. Nell'epistola sulla tolleranza, il filosofo inglese John Locke dice che alla base dello Stato c'è il principio della tolleranza, che ammette la diversità e la pluralità dei comportamenti. Per mettere in atto questo principio, però, c'è da distinguere il ruolo della Chiesa e della politica, in modo tale che, con il loro fanatismo, i politici non vadano a togliere la libertà di culto alla Chiesa. Per Locke, lo Stato e la Chiesa devono avere dei ruoli determinati. Lo Stato viene definito come una società di uomini formati per promuovere solo i beni civili, in cui i beni civili sono la vita e la libertà.
Allo Stato quindi spetta anche il compito di garantire il rispetto dei diritti di ciascuno e quindi non può intervenire nelle questioni religiose se non quando un culto comporta un danno per i cittadini. La Chiesa invece è un'istituzione a cui ci si aggrega spontaneamente, per amore di Dio, e ad essa spetta solo la cura delle anime. L'uomo per natura non è costretto a far parte di nessuna chiesa, ma entra spontaneamente a far parte di quella in cui vede la vera religione. Locke aveva ben chiara la sua idea nella sua mente e quindi decise di stabilire i comportamenti che sia lo Stato che la Chiesa dovevano tenere rispetto alla tolleranza. Nessun cittadino può danneggiare altri cittadini perché essi non professano una determinata religione, perché la confessione religiosa non ha ripercussioni sulla vita civile e quindi non duole a nessuno. Nessuna chiesa può rivendicare un diritto maggiore su un'altra, dato che non esiste una chiesa eretica, ma per ciascun fedele la propria confessione è quella ortodossa. Se non si può definire cosa è eretico e cosa ortodosso, non può esserci la supremazia dell'ortodossia sull'eretico. Nessuna chiesa può sopprimere o perseguitare altre chiese. La Chiesa ha il diritto di non mantenere nella sua comunità colui che continua a peccare contro le leggi stabilite, allontanandolo attraverso la scomunica. Le persecuzioni di fedeli di altre professioni sono condannate perché, secondo il filosofo, la fede è basata su un principio per cui essa, in quanto un qualcosa di interiore, non può essere imposta ed è utile per la salvezza dell'anima solo se accompagnata dalla vera sincerità. Lo Stato non può punire chi non rispetta le leggi ecclesiastiche e non può imporre attraverso le leggi dei riti ecclesiastici. Per esempio l'avarizia, l'ozio, il non aiutare gli altri nel momento del bisogno sono tutti peccati, ma non vengono puniti dalla legge poiché non arrecano nessun danno alla proprietà altrui. Non vengono tollerati coloro che attribuiscono a loro stessi benefici e maggiori diritti nell'ambito dello Stato o addirittura pretendono una sovranità sugli altri cittadini. Lo Stato può non accettare gli atei perché alcuna promessa, patto o giuramento risulterebbe credibile se pronunciato da chi non possiede il senso del sacro. Infine, il magistrato è tenuto a essere una sorta di padre famiglia che impone le leggi per mantenere l'ordine e la felicità. Locke in questo trattato espone la sua teoria sullo Stato e ne definisce la sfera. Innanzitutto cosa fa Locke? Locke dice che gli uomini sono tutti uguali e tutti liberi. Questa è una cosa importantissima, come afferma in questa frase. Per comprendere direttamente cosa sia il potere politico e per derivarlo dalla sua origine, occorre considerare quale sia lo stato in cui tutti gli uomini si trovano naturalmente. Vale a dire uno stato di perfetta libertà di regolare le proprie azioni e di disporre dei propri beni e persone che meglio credono. Però questi uomini cosa succede? Questi uomini si trovano in una forma di prepolitica. Quindi senza un'autorità terza che possa punire e fare giustizia. Infatti gli uomini qui possono farsi giustizia da soli e questo non va bene. Infatti Locke cosa dice? Che lui impone una legge che è l'istituzione del potere legislativo, che lui ritiene sia il potere più importante di tutti quanti, quindi che venga prima di tutti. Però questo potere legislativo, anche essendo molto importante, non potrà mai togliere la proprietà privata ad un uomo. Poi vengono definiti i diritti dell'uomo. Quali sono questi diritti? Che soprattutto la proprietà privata per prima e poi che il lavoro del suo corpo e il lavoro delle mani di un lavoratore, di un uomo, sono suoi e non possono essere presi da terzi e soprattutto non possono essere presi dal potere legislativo. Poi Locke si fa una domanda. È possibile scindere l'uomo il lavoratore dal lavoro che fa? Perché si potrebbe incappare nella commodification. Cos'è la commodification? L'uso, lo sfruttamento del lavoratore come merce di scambio economico, quindi una mercificazione del lavoratore, che ovviamente non va bene. Una delle cose importanti di questo trattato qual è? È la proprietà privata, un elemento che Locke ritiene fondamentale. Infatti afferma che la proprietà privata è un diritto naturale, ecco come dice in questa frase. Mostrare come gli uomini poterono giungere ad avere in proprietà singole parti ciò che Dio aveva dato in comune al genere umano, e ciò senza un esplicito patto fra tutti i membri della comunità. Thomas Hobbes è stato un filosofo e matematico britannico e autore nel 1651 dell'opera di filosofia politica Leviatano.
Per Hobbes la politica è una scienza geometrica. A differenza di quanto pensava Aristotele, secondo Hobbes l'uomo non è un animale sociale. Non nasce con una predisposizione naturale a stare con gli altri in modo sereno e amorevole. Secondo Hobbes, ogni uomo tende a cercare di godere per primo e da solo dei beni comuni. Hobbes descrive la natura umana come competitiva ed egoista, esemplificata dalle frasi bellum omnium contra omnes, la guerra di tutti contro tutti, e homo homini lupus, ogni uomo è lupo per l'altro uomo. Il libro tratta il problema della legittimità e della forma dello Stato, rappresentato sulla copertina della prima edizione del testo come un gigante. Il corpo del Leviatano è composto da tutti i suoi sudditi, che sono volti in adorazione verso il volto del sovrano. Il Leviatano porta la corona e in mano ha due armi, la spada, che rappresenta il potere civile, e il pastorale, che rappresenta il potere religioso, a indicare che, secondo Hobbes, i due poteri non vanno separati. Il corpo del Leviatano sormonta poi la città. La città è vuota, i sudditi sono simbolicamente confluiti nel corpo del sovrano. Senza leggi gli uomini vivono in totale libertà, senza alcun freno, e assecondano i propri appetiti in base al naturale amor proprio e all'istinto di autoconservazione. Ognuno ha un naturale diritto su ciascuna cosa, ma questo rende gli individui aggressivi e li mette in competizione gli uni contro gli altri. Si verifica quindi uno stato di guerra di tutti contro tutti. Nello stato di natura niente può essere definito giusto o sbagliato, perché non c'è una legge che definisce ciò che è giusto e ciò che non lo è. La ragione umana però suggerisce delle leggi per salvaguardare l'umanità. Ci sono tre leggi naturali: cercare la pace, rinunciare al diritto su tutte le cose e rispettare i patti. Per liberarsi dalla condizione primitiva in cui tutti competono con tutti, la moltitudine deve costruire una società efficiente che garantisca la sicurezza degli individui. A questo scopo, tutti gli individui rinunciano ai propri diritti naturali, eccetto uno, quello alla vita, stringendo tra loro un patto irreversibile con cui li trasferiscono a una singola persona, che può essere un monarca oppure un'assemblea di uomini, che si assume il compito di garantire la pace entro la società. I diritti naturali che ognuno abbandona per poter vivere in pace nella società non sono altro che la libertà assoluta di fare tutto secondo la propria volontà e di utilizzare qualsiasi risorsa per il proprio vantaggio. L'uomo per natura ha diritto di usare tutte le risorse naturali, anche a spese altrui, homo homini lupus. Con l'istituzione della società si rinuncia a questo diritto e la propria libertà assoluta viene sospesa. Solo il sovrano, quindi, mantiene tutti i diritti naturali nei confronti dei sudditi, ed è il sovrano a poter stabilire ciò che è giusto e ciò che non lo è, mentre per i sudditi giusto significa obbedienza alle leggi del sovrano e ingiusto la disobbedienza. Per quanto riguarda la forma dello Stato, Hobbes afferma che il sovrano può essere un individuo solo o un'assemblea. Tuttavia, esprime chiaramente la sua preferenza per la monarchia, in quanto un'assemblea può facilmente dividersi in fazioni e giungere alla guerra civile, che è definita da Hobbes come una ricaduta nello stato di natura, e dunque nel peggiore dei mali. Hobbes afferma che il suo stato assoluto può degenerare in una tirannide, tuttavia ripete che questa situazione sarà sempre migliore e più sopportabile della guerra civile. Per Hobbes lo Stato non è soggetto alle leggi dello Stato, ma ha dei limiti. Non può obbligare nessuno ad andare contro il proprio istinto di sopravvivenza. Non può obbligare una persona ad autoaccusarsi. Hobbes considerava il ruolo della Chiesa molto negativo, giacché si costituiva come uno Stato all'interno dello Stato e formava un rischio per il potere del sovrano. Tutto il potere che esisteva nello Stato di Hobbes doveva discendere dal sovrano. In ogni altro caso, il rischio di una guerra civile sarebbe stato troppo grande. Hobbes rifiutava la tesi che il potere del re sarebbe dovuto venire da Dio. Il potere del monarca veniva dal contratto. Era necessaria una fusione completa tra Stato e Chiesa, dove il sovrano sarebbe stato al contempo capo della Chiesa e unico interprete autorizzato della parola divina. Il sistema politico descritto da Hobbes è chiamato assolutismo. L'assolutismo si impone sul popolo privando dei diritti tramite un contratto siglato tra individui che decidono di loro spontanea volontà di privarsi dei poteri per conferirli a una sola persona.
Il prodotto di questo contratto è la figura del sovrano, grazie alla quale la moltitudine di individui può vedersi come un corpo politico unitario. Io sono leggenda, pubblicato da Richard Matheson nel 1957 e noto anche come I vampiri, è un romanzo fantascientifico horror con scenario post-apocalittico. Questo romanzo è stato poi scritto in italiano e pubblicato anche in Italia nel 1957 e su di esso sono state fatte molte trasposizioni cinematografiche come per esempio il famosissimo film di Will Smith dall'omonimo nome. Un'epidemia causata da un batterio ha trasformato l'intera umanità e le creature viventi di tutto il pianeta in vampiri. L'unico non infetto è Robert Neville. Robert si è creato un rifugio sicuro nella sua villetta, barricandosi durante la notte ed uscendo solo di giorno, riuscendo a vivere raccogliendo per la città quello di cui ha bisogno. Ogni notte alcuni vampiri cercano di stanarlo senza successo dalle pareti di casa, protette dall'aglio, per potersi nutrire del suo sangue. Durante il giorno Robert si sposta in città, scovando alcuni dei vampiri che sono in torpore per il giorno per ucciderli. La voglia di trovare una soluzione gli suggerisce di usare un approccio scientifico. Robert si reca così nelle biblioteche d'università per procurarsi libri e attrezzature di laboratorio. Capisce che quello che ha reso gli uomini vampiri è un batterio e che alcuni sono già morti viventi, mentre altri non sono ancora morti, ma solo allo stadio finale del contagio del batterio. Comprende anche che il batterio si è diffuso così velocemente in poco tempo grazie alle tempeste di polvere che affliggono il pianeta. Robert incontra poi un cane randagio che in un secondo momento si rivelerà essere infetto e non riuscirà ad offrirgli la compagnia in cui sperava. All'incirca un anno dopo, Robert incontra una donna sola che cammina di giorno, di nome Ruth. Sorpreso e speranzoso che ci siano altri come lui, la insegue e la costringe a entrare in casa sua. Ruth gli racconta di essere fuggita dalla città vicina dopo la morte del marito e di essere riuscita ad arrivare felina nascondendosi di notte. Robert diviene sospettoso di confondere la donna e i suoi sospetti vengono confermati grazie ad analisi del sangue che riesce a fare. Nel momento della conferma dei risultati, però, Ruth lo tramortisce e fugge. Il giorno dopo Robert trova una lettera di Ruth che gli spiega come lei faccia parte di una nuova società di esseri umani, contagiati ma non completamente trasformati in vampiri, in grado di convivere con il germe grazie all'uso di particolari pillole. Nella lettera Ruth gli suggerisce la fuga perché non appena gli appartenenti a questa società fossero stati più organizzati, sarebbero venuti a cercarlo, per giustiziarlo. Sebbene tentato, Robert non abbandona la sua casa per affetto e per timore dei vampiri. Un anno dopo i cacciatori di quella nuova società irrompono in casa sua e lo rinchiudono in una cella. Ruth visita Robert in carcere prima dell'esecuzione per dirgli addio e dargli delle pillole per far sì che tutto sia più facile. Prima di assumerle però, Robert osserva dalla finestra i componenti della nuova umanità che attendono la sua morte e capisce di essere lui ora l'anomalia e che lui è davvero l'ultimo esponente della vecchia razza. Morendo pensa, il cerchio si chiude, un nuovo terrore nasce nella morte, una nuova superstizione penetra nell'inespugnabile fortezza dell'eredità. Io sono leggenda.